Terza contro terz'ultima, Inter contro Cittadella. I nerazzurri arrivano a questa sfida forti di due vittorie consecutive, tra cui quella nel derby. I Granata invece vogliono rialzare la testa dopo la pesante sconfitta per 6-3 subita contro il Brescia. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti al Centro Sportivo Sant'Andrea di Tombolo per la nona giornata del campionato Under 16. Passiamo alle formazioni, partendo da quella dei padroni di casa che rispetto all'ultimo turno di campionato ne cambiano tre. Nicolosi in porta al posto di Betelli, Dalla Valle a centrocampo sostituisce Dal Moro e Solinas sulla fascia al posto di Biondani. Risponde l'Inter con ben 5 novità: Biz in porta, Nenna in difesa, Sgro a centrocampo e poi cambia la coppia d'attacco: fuori Urbano e Idrissou, dentro Tassotti e Carrara. Gobbato con personalità, palla al piede in verticale da Pellizzari che fa sponda di prima, arriva Faccin che la regala a Mantini, poi Urbano per Mancuso, carica al destro, tocca Nicolosi, il pallone però entra lo stesso nell'angolino, vantaggio Inter al decimo minuto. Va in pressione Mancuso e riesce a riconquistare il possesso. Serve Cerpelletti che alza la testa, va in area da Carrara, mette giù il pallone davanti a sé, mezza difesa del Cittadella che lo ferma. Poi Sgrocci prova, colpisce Mancuso che la domestica e calcia sotto la traversa, doppietta di Mancuso. Solo Faccin sul punto di battuta, andrà col sinistro il numero 10, parte il pallone in mezzo, Pozzato la tocca, Biz in due tempi la tiene lì. Tutto pronto per l'esecuzione di questo calcio di punizione. Fischia l'arbitro, parte la conclusione sulla barriera, Pozzato al volo, trova il varco giusto e segna il gol che riapre la partita. Kamal può sgasare sulla destra, davanti a sé Giuriato, lo punta e lo salta a sé col 16, cross in mezzo, non ci arriva Idrissou, c'è però Stabile che calcia, Nicolosi sulla traversa, poi Mancuso, salvataggio sulla riga. Campanile spizzato da Zarantonello, Mavrici la mette in area, Nenna libera sui piedi di Pozzato, che ha avuto il pallone del 2-2. Pronto al rinvio Biz, sono scaduti nel frattempo i 4 di recupero. Palla lunga in direzione di Urbano e l'arbitro dice che non c'è più tempo. Terza vittoria di fila per l'Inter.